Non solo Benevento, l'ondata di maltempo ha colpito anche Solopaca, in particolar modo la cantina sociale e anche le abitazioni della parte alta del paese. Andiamo a sentire alcune testimonianze della gente del posto. La nostra azienda è stata profondamente ferita, abbiamo avuto dei grossi danni ieri per questa alluvione, però noi non ci abbattiamo, abbiamo allertato i nostri soci. Hanno risposto tutti, anche molti cittadini volontari, e come ben potete vedere stiamo lavorando alacremente per cercare di risolvere dei problemi veramente seri che abbiamo avuto. Ma c'è anche chi non attribuisce colpe esclusivamente al maltempo, ma anche allo scarso lavoro di prevenzione e manutenzione relativamente al Monte Taburno. È impossibile che un piccolo torrente possa portare tutta questa roba. C'è qualche cosa a monte che non hanno controllato, no? E che ha fatto tutto questo danno. Sono nato qua, ho 60 anni, non è mai successo. Io sono nato proprio qua, è arrivato, è venuto, deflusso, ma mai come questa volta. Ma sono tanti i danni, sono tanti. Qua in effetti c'erano due capannoni, c'erano tutte quante attrezzature per il frantoio, casse, cassoni, saldatrici, flex, cioè tutto. Portato via il capannone, figurati quello interno, si è portato via. I macchinari, i computer, tutto distrutto. Ma questa volta secondo me è arrivato qualcosa giù dalla montagna, tipo di sboscamenti selvaggi, secondo me sarà la ragione per cui è arrivata tutta quanta questa roba qua.